fare un nudo, anche se è un nudo molto artistico, comunque è un nudo non volgare, che è quello della Venere di Botticelli, sicuramente non mi comporta delle cose, anche perché non ho il senso, non ho un gran senso del pudore, forse, troppo forte. Bene. Io faccio la preparatrice scolastica al liceo classico. Cosa dirà il mio preside? I miei studenti, i professori. Vediamo se mi riconoscono, se mi riconosceranno. Non lo so. Guarda me. Inizialmente ero un po' lessia perché appunto era un maschio, allora dicevo ma quello è un maschio. Mi sono buttata molto a capofitto per togliermi dalla solita vita monotona. Guarda me qua. Comunque mi vedo una donna, sarò donna comunque. Io ho 3 maschi, 4 col cane. Ho visto questa vostra foto e mi ha attirato del cane. Tutto mi piace tanto. Allora, da dove mi tiro io un quadro? Poi è un quadro spinto, anche forte, però ci sta. Come sono grassa, però no, te bisogna che mi fai un po' più magra. L'immagine è veramente di una donna di altri tempi. Sono venuta per vedere me sotto altre vesti, con una maschera diversa da quella che porto tutti i giorni. E quella che porto tutti i giorni è quella di una ragazza che sta a ascoltare gli altri, che si prende cura degli altri per il lavoro che faccio. Il mento più alto possibile, sì, ecco, occhi aperti, sì. Non è facile trovare delle persone che ti fanno sentire comunque bella, nonostante sei una ragazza non presa così per strada. Diventare una Maya, no? Alla fine, ovvio, con le mie sembianze, siamo nel 2005, quindi altra epoca, anche un po' riadattata. Questa è una Maya, diciamo, orientale. Una Gaia. Come che si confonde con l'altra? Adesso viene la parte peggiore, che dobbiamo smontare tutto.